Intanto diciamo, è un esercizio anche di pazienza essere qui, ma anche di perseveranza. La pazienza è nell'ascoltare talune stupidaggini, la perseveranza è nella speranza di ottenere un risultato positivo di resipiscenza da parte del governo. Provo a spiegare perché la plastic tax è insostenibile sotto il profilo ambientale, sotto quello sociale e sotto quello economico. È una tassa, lo hanno detto meglio di me i colleghi, che serve solo ad aumentare un po' le entrate. E devo dire, da questo punto di vista ci sta, è un modo per mettere le mani nelle tasche di famiglie, imprese, cittadini. Peraltro lo fa in modo trasversale, perché è evidente che tutti consumano plastiche e quindi la tassa incide significativamente di più su chi ha di meno. Quindi anche una tassa da questo punto di vista, ovviamente non progressiva, da questo punto di vista è una tassa che penalizza di più i ceti medi, i ceti medio-bassi. Non è poi uno strumento, eppur dovrebbe essere così, perché la ratio di una presunta tassa di scopo è quella di ottenere promozioni di sviluppo di attività di recupero e di riciclaggio. Quale iniziativa è stata posta in essere per aumentare le attività di riciclaggio? Quale iniziativa è prevista per aumentare le attività di recupero? Quale iniziativa è prevista per alimentare quella prospettiva ambientale che è data dall'economia circolare? Una, ditemene una prevista in questo modello di costruzione di tassazione. Peraltro, siccome è fatta di notte questa tassa, non orienta nemmeno la transizione delle imprese verso tecnologie più efficienti. Quello che avete promesso che sarà fatto, devo dire, non avete promesso che sarà fatto una cosa. Siete stati costretti dal sistema delle imprese per uscire dalla impasse dal punto di vista del buonsenso a aprire un tavolo di ragionamento, ma quello che voi dite vorreste fare nei prossimi mesi avreste dovuto farlo prima e avreste dovuto concordare quelle politiche che consentono la transizione verso la modernità, semmai è modernità, verso la novità. Se non si attivano quelle misure e quelle procedure, tutto il resto è soltanto un'azione vandalica nei confronti di una filiera industriale peraltro nella quale l'Italia misura particolari successi. Non è nemmeno uno strumento di prevenzione. Dice, vabbè, ma abbiamo adottato questa tassa, riduciamo la quantità di rifiuti. Non si riduce la quantità di rifiuti. Non si riduce la quantità di rifiuti, assolutamente non si riduce. Per cui non è nemmeno un'operazione dal punto di vista ambientale che nel computo complessivo può produrre una azione positiva. E dice, vabbè, ma è una tassa, alla fine è una tassa ambientale a favore dei cittadini. Abbiamo detto che non è a favore dei cittadini perché aumenterà tutto, perché sarà contro le tasche dei cittadini, tutti i prezzi dei prodotti aumenteranno. Ma proviamo a trovare una cosa positiva, genererà nuovo lavoro. Abbiamo visto in questi 3 mesi, tra annunci vari, che non c'è una impresa, nemmeno quelle più avanzate dal punto di vista tecnologico e orientate già alla modernità che voi indicate come prospettiva etica, nemmeno quelle contente e pronte a fare nuove assunzioni e nuovo lavoro, ma non c'è un'impresa che non ha detto che questo provvedimento ridurrà la forza lavoro di ogni attività di impresa. Peraltro, mica vi devo ricordare
che si riduce in questo modo la competitività di quelle filiere industriali che hanno reso l'Italia importante, famosa, ricca nel mondo. Penso all'agroalimentare, penso al cosmetico, penso all'artigianale, penso al biomedico. Ma che avete pensato? Spiegatemi qual è la ragione che vi siete fatti nell'assumere un'iniziativa tanto dannosa, tanto vessatoria. E poi proverò a fare anche un esempio. Ma c'è qualcuno che se ci ha pensato sul profilo di sostenibilità del prodotto? Cioè, vabbè, non bisogna più utilizzare le plastiche, ma è possibile utilizzare altro. Vi suggerirei un ricordo, devo dire caro a me anche per conoscenze e competenze. Sapete che c'è una filiera importante agroalimentare italiana, che è la mozzarella di bufala campana DOP, che quota complessivamente 500 milioni di euro. A qualcuno è venuto in mente che tassando il bag di polistirolo non c'è ad oggi una soluzione alternativa? Che le università di ogni parte d'Italia e del mondo stanno lavorando per trovare soluzioni alternative, ma ad oggi non c'è una soluzione alternativa? E allora che cos'è, Presidente? È una tassa. È una tassa sull'impresa, è una tassa sul lavoro, è una tassa sugli allevatori, è una tassa su chi si alza alle 4 del mattino, è una tassa e basta. Non è una tassa etica, non è una tassa che dà una prospettiva dal punto di vista del paese, dal punto di vista ecologico. Questo è il tema che io vorrei, sul quale io vorrei voi riflettiate. E poi, riduce la plastica circolante? No. Anzi, semmai talvolta in alcuni paesi si è misurato che la plastica circolante aumenta addirittura. E poi fatemi dire un'altra cosa. Scusate, ma queste povere imprese già pagano il contributo CONAI. A che serve il contributo CONAI? Serve a recuperare le plastiche. Peraltro l'Italia misura anche performance importanti, per esempio proprio per le plastiche da bottiglie d'acqua minerale, per capirci. Ma scusate, se l'impresa già paga per far questo, delle due l'una: o è sufficiente ciò che si fa, o paga per una cosa e ciò che si dovrebbe fare non si fa. Voi come risolvete il problema? Lasciate stare, l'impresa paga, l'impresa già paga un pezzo e noi ci aggiungiamo il resto per far sì che ciò che l'impresa paga e non si fa si prova ad evitare in modo surrettizio e diverso. No, non funziona così. Questa si chiama gabella, azione vessatoria, si chiama tentativo di ridurre la prospettiva d'impresa di quelle filiere. Insomma, abbiamo detto, e l'hanno detto meglio di me i colleghi, è una tassa etica, ma etica nel senso ideologico del termine. È una tassa semplicemente ideologica, orientata a far del male, incapace di far del bene, sicuramente non vantaggiosa né per i cittadini, né per le imprese e nemmeno per il pianeta. Per questa ragione vi chiediamo, guardate, provate a riflettere, troviamo una soluzione. E mi consentiranno anche i colleghi di Italia Viva, il tema non è una tassa è sbagliata, rinviamola. Una tassa se è sbagliata va cancellata, punto.